In questo viaggio ci troviamo immersi nelle meravigliose Dolomiti, centinaia di chilometri quadrati di pareti, torri e vallate che sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e che tutto l'anno richiamano migliaia di visitatori e amanti dell'attività all'aria aperta. Vi porteremo alla scoperta di alcuni dei più affascinanti luoghi delle Dolomiti, dal Cadore a Lampezzano, attraversando poi alcuni dei più importanti passi dolomitici. Zone che durante l'inverno diventano la patria degli amanti degli sport invernali, dallo sci alle passeggiate con le racchette, alle gite in motoslitta e alle discese in slittino. Ma questi posti non sono solo sinonimo di sci, sono luoghi ricchi anche di storia, tradizioni e piccoli centri caratteristici. Prima tappa e punto di partenza del nostro itinerario è Oronzo di Cadore, situata in Val d'Ansiei, un centro turistico oggigiorno altamente frequentato che affonda però le sue origini in epoca romana. In particolare, nel 1931 è stata costruita la diga che ha sbarrato il corso dell'omonimo fiume Ansiei, una struttura che ha dato vita al lago di Santa Caterina e sulla quale ci troviamo proprio ora sopra e dalla quale si possono godere ottime viste sul lago ghiacciato, sulla cittadina e sulle Dolomiti. Ma Oronzo di Cadore è noto anche come il comune delle 11 chiese. Sì, perché sono ben 11 le borgate che rientrano sotto la sua giurisdizione, distribuite lungo circa 26 km di strada. Durante la stagione invernale, Oronzo di Cadore offre attività per tutti i gusti, da vasche lungo le sue caratteristiche vie del centro, ricche di negozi, molti dei quali dedicati all'artigianato locale, a passeggiate lungo il corso del fiume e lungo il lago di Santa Caterina, a impianti di risalita che si inerpicano fino a quota 1585 metri lungo la pendice orientale del Monte Agudo. Si raggiunge così un comprensorio di piste da sci che si estende per poco meno di 20 chilometri, regalando allo stesso tempo viste sulla cittadina di Oronzo e sulle tre cime di Lavaredo. Per quanto riguarda la sosta, è presente un'area attrezzata dedicata ai camper, situata in prossimità degli impianti di risalita del Monte Agudo e distante circa 3 km dal centro. Si tratta di un parcheggio asfaltato a pagamento con sosta massima di 48 ore e dotato di camper service e illuminazione. Da qui la strada inizia pian piano a salire tra curve e tornanti immersi nel bosco verso il cuore delle Dolomiti e in particolare verso la località di Misurina, la frazione più alta del comune di Auronzo di Cadore, situata proprio ai piedi delle famose tre cime di Lavaredo e chiamata anche la Perla delle Dolomiti. Situata a 1756 metri d'altitudine, Misurina è famosa per il suo microclima e per la sua aria pura e balsamica, nonché meta turistica d'eccellenza sia durante la stagione estiva sia in inverno. Ad accogliere i visitatori ci pensa l'omonimo lago d'origine naturale, sul quale si specchiano il versante sud-ovest delle tre cime di Lavaredo, i Cadini, il Sorapis e il Cristallo. In inverno, completamente ghiacciato, ricoperto da neve e circondato da paesaggi innevati, regala scorci davvero suggestivi passeggiando nel suo mezzo o lungo l'anello che lo circonda. Durante la stagione invernale, Misurina offre poi attività per tutti i gusti, dalle aree da sci di Col de Varda e del campo scuola della Loita, ai 9 km di piste dedicate allo sci di fondo, ai numerosi sentieri battuti da percorrere a piedi con le ciaspe e percorsi per praticare lo sci alpinismo. A tutto ciò si aggiungono divertenti gite in motoslitta con spericolate discese in slittino verso il Monte Fiana e le tre cime di Lavaredo. Per quanto concerne queste ultime, in particolare la motoslitta parte dal lago d'Antorno, distante poco più di 1 km dal parcheggio camper. Misurina è infatti provvista anche di un'area di sosta dedicata ai camper, situata nella zona nord del lago, un parcheggio gratuito d'inverno e a pagamento d'estate su fondo sterrato leggermente in pendenza, dotato di camper service e punto di partenza ideale per le numerose attività. Ci troviamo al rifugio Auronzo, a un'altitudine di 2333 metri, proprio al di sotto dei tre scenografici obelischi rocciosi che sono diventati ormai uno dei simboli delle Dolomiti. Prendono il nome di Cima Grande, quella più alta al centro con un'altezza che sfiora i 3000 metri, Cima Piccola e Cima Ovest. Il comprensorio delle tre cime di Lavaredo offre possibilità di escursioni tutto l'anno, sia in estate sia in inverno. Ma è un posto ideale anche per gli amanti del relax, infatti è possibile godere di viste mozzafiato a 360 gradi su panorami in questo periodo innevati, magari sorseggiando una buona tazza di tè caldo dalla terrazza del rifugio.
Dopo aver assaporato per qualche ora questi magnifici scenari, siamo pronti per rientrare al camper, ma questa volta lo faremo in slittino. Percorreremo infatti la strada innevata che collega il lago d'Antorno al rifugio Oronzo, chiusa al traffico durante l'inverno ma aperta durante tutto il resto dell'anno e percorribile a pagamento anche in camper, gustandoci una discesa lunga circa 5 km. Ci vediamo giù! Torniamo ora per qualche chilometro sui nostri passi per attraversare il vicino Passo Tre Croci che mette in comunicazione le località di Auronzo di Cadore e Misurina con Lampezzano per scendere poi in direzione Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo, chiamata anche la regina delle Dolomiti, è da sempre considerata uno dei luoghi più alla moda delle Dolomiti stesse, per questo frequentata da molti personaggi famosi. Ma Cortina non è solo fama e popolarità, è anche un luogo ricco di storia e circondato da un paesaggio straordinario. Nel 1420 entrò a far parte della Repubblica di Venezia per poi passare sotto dominio austriaco, ma è nell'Ottocento che inizia la sua vera fortuna, diventando la meta per eccellenza per le vacanze della nobiltà e della borghesia, europea prima e americana poi. Numerose sono poi state le pellicole cinematografiche che hanno scelto Cortina come luogo protagonista, apparsa in oltre un centinaio di film, facendo così accrescere non solo la sua fama, ma anche quella degli spettacolari luoghi che la circondano. In centro a Cortina, da non perdere, c'è sicuramente la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, costruita tra il 1769 e il 1775, composta da un'unica navata, il cui interno rispecchia il tipico gusto settecentesco, elegante, ricco e appariscente, ma senza gli eccessi del barocco. Da non perdere anche la Casa delle Regole, che rappresenta uno degli edifici civili più importanti di Cortina, caratterizzato dallo stile tipico dell'edilizia urbana austriaca dell'Ottocento. Nato inizialmente come scuola, ospita oggi il Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi. Per gli amanti degli sport invernali, l'area sciistica di Cortina d'Ampezzo è suddivisa in tre comprensori collegati tra loro da un servizio di ski bus per un totale di 120 km di piste, oltre a essere parte del comprensorio Dolomiti Super Ski, uno dei caroselli sciistici più grandi al mondo, che unisce 12 località per un totale di 1220 km di piste. In particolare si segnala la famosa funivia Tofana Freccia nel Cielo, che permette di raggiungere i comprensori sciistici del Col Druchet e di Ravalles. Inoltre, Cortina è anche sede delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile da oltre 20 anni. A Cortina è presente un parcheggio gratuito dove è consentita la sosta ai camper, situato nella parte sud del centro, la cui area pedonale è raggiungibile in pochi minuti a piedi. Nei dintorni sono però presenti anche molti campeggi aperti annualmente. A pochi chilometri da Cortina, lungo la strada che conduce verso la Val Pusteria, si trova Fiamme, su una località famosa e molto frequentata dagli amanti dello sci di fondo, in quanto rappresenta il punto di partenza del percorso Cortina-Dobbiaco, lungo la vecchia linea ferroviaria che collegava i due centri, e dei 7 chilometri di anelli immersi nel parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, di cui due provvisti anche di illuminazione notturna. Ad accompagnarci in questo viaggio è uno dei modelli più corti della nuova gamma di Motoron di casa Imer, il B-Class Modern Comfort i580, qui nell'edizione limitata Edition 1. Allestito sulla rinnovata base meccanica del Mercedes-Benz Sprinter, adotta l'esclusivo telaio SLC Super Light Chassis sviluppato da Imer, che consente al tempo stesso una riduzione del peso vuoto, un abbassamento del baricentro per la creazione di un doppio pavimento passante, pensato per ospitare al suo interno parte dell'impiantistica di bordo e vani dedicati allo stivaggio, e contenere l'altezza esterna entro i 3 metri. Lungo 699 cm è dedicato a coloro che desiderano contare sulla presenza in coda di due comodi letti gemelli posizionati sopra un maxi gavone garage passante, per un totale di 4 posti letto grazie alla presenza anche del classico matrimoniale discendente sopra la cabina di guida e altrettanti posti omologati per il viaggio.
Su strada il nuovo Imer B-Class Modern Comfort i580 si caratterizza per un temperamento simile a quello di un'autovettura. Complice l'innovativo telaio SLC dotato di carreggiata posteriore allargata, abbinato alla moderna base meccanica del Mercedes-Benz Sprinter, qui nella versione con trazione anteriore. Anche se, come nella maggior parte dei motorhome, la sua postazione di guida prettamente panoramica richiamerebbe un'andatura più tranquilla e rilassata, basta premere sul pedale dell'acceleratore per godere delle eccellenti prestazioni erogate dal propulsore da 2,3 litri, disponibile con potenze da 143 o 177 cavalli, e sempre pronto a rispondere in qualsiasi situazione, dalle tortuose strade di montagna alle riprese ai sorpassi. Un insieme che nel complesso garantisce ottime stabilità e manovrabilità del mezzo sia lungo i percorsi misti dove curve tornanti fanno da padroni, sia nei lunghi tratti autostradali, permettendo di mantenere velocità di crociera anche elevate in piena sicurezza. Inoltre la silenziosità non solo della meccanica Mercedes-Benz, ma anche della scocca stessa del veicolo, aumenta notevolmente il comfort durante la guida. Il veicolo da noi provato è equipaggiato con la motorizzazione più potente abbinata al confortevole cambio automatico 9 G-Tronic, utilizzabile sia in modalità completamente automatica sia sequenziale, ricorrendo in questo caso alle comode palette al volante, tipiche degli allestimenti più sportivi. Anche nel primo caso le cambiate risultano però piuttosto fluide e senza particolari strappi, reagendo prontamente alle differenti pressioni esercitate sul pedale dell'acceleratore. Completano poi le dotazioni dei veicoli in prova alcuni tra i più moderni dispositivi legati al comfort e alla sicurezza durante la guida di derivazione prettamente automobilistica, come il climatizzatore semiautomatico in cabina, l'ABS, l'ASR, l'ESP, l'Active Distance Assistant, cioè il regolatore della distanza di sicurezza, il doppio airbag, il keyless start con pulsante d'accensione del veicolo start and stop, il crosswind assistant per la gestione dello schiaffo laterale, il sensore luci e il volante multifunzione, dove sono inseriti i comandi del cruise control, del computer di bordo, della radio e del telefono. Questi ultimi in particolare sono poi collegati alla stazione multimediale Mercedes con schermo da 10,25 pollici e completa anche di sistema di navigazione. L'Imer B-Class Modern Comfort i580 si è rivelato, alla prova dei fatti, un veicolo adatto ad affrontare anche i climi più rigidi. Grazie alla collaudata scocca Pual 2.0 che garantisce un'ottimale coibentazione, alla presenza del doppio pavimento passante sull'intera superficie del mezzo e ad alcune importanti accortezze. Ne sono un esempio il posizionamento di entrambi i serbatoi dell'acqua all'interno del doppio fondo a riparo dal gelo, nonché della valvola di scarico del serbatoio di recupero collocata nel gavone garage riscaldato, la capillare distribuzione dell'aria calda all'interno dell'abitacolo che conta, oltre che sulle classiche bocchette, anche su canalizzazioni perimetrali dedicate alla cabina di guida, al living, alla cucina e ai letti di coda, e la presenza su veicoli in prova dell'utile 2 Control CS, che oltre alla funzione di scambiatore automatico delle bombole consente l'utilizzo in corsa e in piena sicurezza degli impianti di bordo, grazie alla presenza del crash sensor. Al suo interno il nuovo Imer B-Class Modern Comfort i580 offre un'ampia zona giorno in grado di coccolare al meglio il proprio equipaggio. Si compone infatti di una semidinette L integrata con la cabina di guida grazie alle poltrone girevoli e servita da un tavolo centrale con piano traslabile. In quest'area sono poi presenti tutte le tipologie di prese, quindi 12V 220 USB per la ricarica diretta dei dispositivi mobili o di altre attrezzature elettriche, nonché tutti i comfort necessari per rendere piacevole all'equipaggio le lunghe e fredde serate invernali. In particolare parliamo dell'impianto multimediale Mercedes che consente, oltre alla funzione radio, di poter connettere tramite Bluetooth il proprio smartphone e ascoltare le playlist preferite, e della Smart TV da 32 pollici ancorata su una piastra orientabile alle spalle del divano della dinette. Al lato dell'ingresso è collocato il blocco cucina dello sviluppo lineare, sulla cui superficie trova posto un monoblocco realizzato in acciaio inox contenente lavabo rettangolare servito da un miscelatore monocomando e un piano cottura a tre fuochi dotati di accensione piezoelettrica. A disposizione dello chef di turno è poi disponibile un piano di lavoro a ribalta, mentre lo stivaggio si affida a un pensile superiore e tre capienti cassetti ricavati nella sua parte inferiore. A lato del blocco cucina è poi collocato il frigorifero a colonna Tedford da 142 litri, affiancato a sua volta da un armadio guardaroba a sviluppo verticale. Sul lato opposto, alle spalle della dinette, spazio locale bagno, al cui interno trovano posto sul lato destro il WC Tedford con tazza fissa e il mobile lavabo, mentre sul lato sinistro il box doccia separabile tramite porte in metacrilato e dotato di piatto con pedane in legno di protezione.
Proseguendo verso ovest si inizia la salita al Passo Falzarego e dopo i primi tornanti si raggiunge la località di Pocol con il suo particolare sacrario militare, costruito nel 1935 su progetto di Giovanni Raimondi e raggiungibile tranquillamente anche in camper. È costituito da una grandiosa torre quadrata alta 48 metri con basamento a due ripiani che racchiude il vero e proprio sacrario, in cui sono raccolti i resti di caduti italiani durante il primo conflitto mondiale, noti ed ignoti, provenienti dai vari cimiteri di guerra del Cadore e dell'Ampezzano. Una volta raggiunta la cima del Passo Falzarego, il passo dolomitico che con la sua altitudine di 2117 metri collega Cortina d'Ampezzo con Lato Agordino, lasciamo il camper nell'ampio piazzale della funivia, dove è consentita la sosta sia diurna che notturna, per utilizzarla per raggiungere in pochi minuti il rifugio Lagazuoi. Ci troviamo a quota 2752 metri esattamente a rifugio Lagazuoi, dalla cui terrazza è possibile godere di una delle migliori viste a 360 gradi sulle cime innevate delle Dolomiti. Infatti è possibile ammirare i massicci delle Tofane, del Pelmo, del Civetta, delle Palle di San Martino, della Marmolada e del Sella. Dal rifugio è poi possibile raggiungere con una piccola e breve camminata la cima del piccolo Lagazuoi, riconoscibile grazie alla sua croce in legno. Mentre per rientrare al passo è possibile scegliere tra la funivia oppure la pista da discesa. Inoltre, moderni impianti di risalita permettono di raggiungere panorami mozzafiato e numerose piste da sci. Tra questi si segnala la seggiovia che, partendo qualche chilometro prima del Passo Falzarego, in pochi minuti risale fino alle spettacolari Cinque Torri. Proseguendo per un paio di chilometri attraverso il vicino Passo Valparola si arriva al Forte Tre Sassi, una costruzione edificata tra il 1897 e il 1901 per sbarrare all'esercito italiano un possibile accesso in Valbadia. Questo forte fu anche protagonista durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi ospita per l'appunto un importante museo dedicato alla Grande Guerra, dove sono esposti oltre 2000 cimeli storici raccolti nelle Dolomiti. Purtroppo il forte è chiuso durante il periodo invernale, ma visitabile durante il resto dell'anno. Ritornando verso il Passo Falzarego e scendendo per il suo versante opposto in direzione a Rabba, una sosta la meritano sicuramente le rovine del castello di Andraz, immerse in un suggestivo paesaggio innevato. Dalla strada principale si imbocca una piccola deviazione percorribile tranquillamente anche con il camper per arrivare al parcheggio del castello, dal quale lo si raggiunge con una breve passeggiata. Il castello di Andraz sorge su un grande trovante trasportato a valle durante l'ultima glaciazione, in posizione dominante sulla vallata. Si tratta di un luogo strategico per il controllo delle vie provenienti da sud, quindi da Belluno o Agordo, da nord, Bressanone o Valparola, da Ampezzo attraverso la sella di Falzarego. Dal castello di Andraz riprendiamo la discesa in direzione a Rabba, frazione del comune di Livina al Longo del Col di Lana e principale centro turistico della valle di Fondom. Situata a 1602 metri d'altitudine ai piedi dell'imponente massiccio del Sella e circondata da incantevoli cime, a Rabba è meta ideale tutto l'anno, sia per gli amanti d'estate delle escursioni in montagna, sia per gli amanti durante la stagione invernale dello sci. A Rabba è infatti inserita, oltre che nel comprensorio del Dolomiti Super Ski, anche in uno dei caroselli sciistici più suggestivi delle Dolomiti, il Sella Ronda, un percorso di 40 km sugli sci che ruota attorno all'omonimo massiccio attraversando i quattro passi dolomitici di Campolongo, Gardena, Sella e Pordoi. Ma a Rabba non è solo neve e passeggiate, merita sicuramente una visita il suo piccolo centro caratterizzato dai tipici edifici montani, con la pittoresca chiesetta parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo e il vecchio mulino d'acqua con ingranaggi realizzati in legno, un'importante testimonianza della storia e della cultura locale. A Rabba è poi provvista di un'area attrezzata dedicata alla sosta camper a pagamento, un parcheggio su fondo unghiaino situato in posizione strategica a ridosso del centro e degli impianti di risalita, dotato di illuminazione, camper service e allaccio alla corrente elettrica. Oltrepassato il centro di Rabba, la strada inizia a inerpicarsi sul versante della montagna tra curve e controcurve e numerosi tornanti per raggiungere un altro dei più famosi passi dolomitici, quello del Pordoi. Poi
posto a 2239 metri d'altitudine, tra il gruppo del Sella a nord e quello della Barmolada a sud, mette in comunicazione Arab, sulla cui vallata si può godere di una scenografica vista dall'alto, e Canezei, uno dei principali centri della Val di Fassa. Al Passo Pordoi sono legate pagine importanti della nostra storia, dalle battaglie della Prima Guerra Mondiale, testimoniate dal Sacrario Germanico dalla forma circolare in memoria dei caduti austro-tedeschi, a Maria Piaz, pioniera del turismo in questa zona, oltre ad aver fatto da sfondo a numerose tappe del Giro d'Italia, come ricorda il monumento dedicato. Dalla cima del passo è poi possibile prendere la funivia, che in pochi minuti porta a ben 2950 metri di quota e permette di raggiungere il conosciuto e famoso Sas Pordoi, chiamato anche la terrazza sulle Dolomiti. Una volta arrivati in cima, circondati d'inverno da un affascinante paesaggio innevato, si può godere di una vista a 360 gradi che lascia decisamente senza fiato. Davanti agli occhi compaiono Marmolada, Sassolungo e Catinaccio e, poco più distanti, la conca d'Ampezzo e le propaggini meridionali dei gruppi dell'Ortles, del Cevedale, fino alle Alpi svizzere e austriache. Il nostro itinerario si conclude qui, dopo aver dato un ultimo sguardo dall'alto alle meravigliose Dolomiti. Un viaggio che ci ha portato alla scoperta di alcuni dei più affascinanti luoghi di questa zona, adatto per tutti coloro che amano la vacanza in montagna sia in inverno sia in estate, in quanto offrono grandi possibilità non esclusivamente legate alla pratica degli sport invernali. Anche questa volta il camper si è rivelato un compagno ideale, grazie alla presenza in molte località di aree di sosta dedicate o campeggi aperti tutto l'anno. Ma ci ha regalato anche la possibilità di sostare in mezzo a questa spettacolare natura incontaminata e di godere di magnifici cieli stellati. Buon viaggio!